Cari amici, un nuovo appuntamento, ci troviamo in un locale molto caldo e accogliente, interessante anche il pubblico, gli chef, due grandi protagonisti. Andiamo all'interno a vedere chi sono. Eccoci amici al Club Sea River di Pescara. Come nasce questa cena a quattro mani? Magari ce ne parla Matteo Cascini, vero? Certo, innanzitutto buonasera a tutti. La cena nasce dalla forte amicizia in primis che ci lega me allo chef De Iulis. Abbiamo cercato di riportare in tavola quelli che sono tutti i sapori dell'autunno, abbiamo cercato di mettere nero su bianco ma poi di riportare delle sensazioni al cliente finale, ossia al commensale che assaggia la pietanza finita. Quindi è frutto di un grande studio alle spalle, di materie prime molto pregiate, di lavorazioni non troppo elaborate, però insomma che hanno il loro perché, mettendo sempre in risalto il prodotto, che è fenomenale. Parliamo di tartufo bianco di Alba, parliamo di cervo cacciagione nostrana, parliamo di profumi e spezie trovate nei boschi e nelle nostre campagne. Tutto qui. Diciamo che qua all'interno della cucina i nostri amici da casa non possono sentirlo assolutamente, ma è un trionfo di profumi. Un elenco dei vari piatti, descriviamoli con veramente due o tre termini ognuno. Ok, partiamo con una kermesse di cavolo bianco e pinoli con del tartufo bianco d'Alba, appunto. Al suo interno metteremo un tortino di salmone ai pistacchi con le essenze dell'autunno, insomma, delle essenze, dei sapori, delle spezie tutte autunnali. Quindi questo sarà il primo piatto. Poi ci sarà una vellutata di fave con una composta di rape ai porcini, che salterà insomma quelle che sono le verdure e i legumi che ci contraddistinguono in questo periodo dell'anno. Dopo abbiamo scelto degli gnocchi fatti con delle patate che sono delle patate molto particolari, le patate della nostra montagna, le patate di Pizzoferrato, che hanno una quantità di acqua inferiore a tutte le patate e proprio per questo vengono usate maggiormente per la produzione degli gnocchi. Negli gnocchi che nei malfatti, che è una pasta fatta solo di farina di semola, utilizziamo per impastare delle uova di papera, non uova di gallina, proprio perché hanno una quantità di vitamina maggiore e hanno meno grassi e quindi le utilizziamo e legano molto meglio la qualità della farina. Legando molto meglio è più consistente al sapore, al sapido, poi aggiunta con i nostri prodotti, che è il gronco, che è un pesce che è andato a morire negli ultimi decenni nella costa adriatica, invece è un pesce che costa poco ma è molto molto buono, io lo uso tantissimo e lo vogliamo rilanciare questa qualità di Abbiamo pesce. Abbiamo cercato insomma in qualche maniera di ricacciar fuori questo pesce che non tutti conoscono e che magari durante il corso degli anni va un pochino scemando nei nostri piatti e nelle nostre tavole. Perfetto, siamo arrivati a? Siamo arrivati al secondo, abbiamo scelto una carne che è una carne consistente, abbinata poi anche con un grande vino di cui poi Gianluca vi illustrerà, e l'abbiamo abbinata con del Grand Marnier e del radicchio trevisano, che secondo i nostri gusti non dovrebbe guastare. Poi il dolce, dulcis in fondo. Dulcis in fondo, ci sarà una scomposta di pizza dolce, un po' rivisitata sia da me che da lui. Diciamo la pizza dolce come la intendiamo noi, però non manca nulla di quello che andrebbe nella pizza dolce. Poi è rivisitata, è rifatta, e poi ci parlerà lui degli ingredienti che soprattutto contraddistinguono questo pan di Spagna fatto
sostanzialmente in casa, è fatto con dell'Archems all'interno. Barbabietola per dargli il colore rosso. Perché la pizza dolce utilizzavano l'Archems nelle vecchie famiglie, perché non c'era niente, allora era l'unica cosa che c'erano, le uova e la farina, quindi facevano sta cosa anche con questo Archems, per dare un po' di colore, davano il colore. Invece noi cosa abbiamo fatto? Il pan di Spagna l'abbiamo fatto con la barbabietola leofilizzata, quindi il pan di Spagna è rosso. E poi le uova, sempre delle uova rigorosamente che siano di oca o di papera, non uova di gallina, per l'utilizzo delle creme. Direi che abbiamo finito. Abbiamo detto tutto e a questo punto non possiamo che salutarvi e augurarvi una buona cena, e speriamo insomma che sia di vostro gradimento. Una battuta finale, grazie veramente per il certosino lavoro che dedicate qua in cucina, la sala sarà contentissima, ma questa cena a quattro mani vedrà una replica, una trilogia? Oppure sì. Così noi, lasciamo i nostri noi, amici? Noi speriamo di sì. Quando io siamo liberi, una al mese è garantita. Per noi è un divertimento e questo è assolutamente il... quello che ci accomuna tra noi due. Abbiamo trovato una cucina disponibile, abbiamo trovato delle persone veramente meravigliose che ci hanno dato l'opportunità di fare questo evento. Tutto sta nell'incrociare i calendari e fare in modo che possiamo esprimere questa simpatia, oltre che culinaria, anche personale, per alleviare i vostri palati. Adesso però propongo un brindisi, salutiamoci con un bel bicchiere di vino e un sorriso. Un attimo solo.